Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania, un nuovo video dedicato ad Halloween. Oggi vi spiegherò come realizzare questo piccolo fantasmino, questo baby fantasmino, che ho realizzato utilizzando le perline midi, quelle da 0,5 cm di diametro esterno e altezza. Ovviamente potete replicare il tutorial anche utilizzando le perline della misura più piccola, ovvero le mini. È molto semplice da realizzare, occorrono davvero 5 minuti di orologio e occorrono solamente due colori, il nero e il bianco, oppure questo qui che ho utilizzato io, che è il glow in the dark, sono le famose perline che si illuminano al buio. Vi faccio vedere anche il codice 207-55, ma ormai lo saprete a memoria perché ve le mostro in tutti i miei video dedicati ad Halloween. Quindi queste perline con cui ho realizzato il fantasmino, come potete vedere, si illuminano al buio, dando questo effetto che a me fa davvero impazzire. Oltre alle perline della misura midi, quindi quelle da 0,5 cm di diametro esterno e altezza, vi occorre una base quadrata per perline Amabiz della misura midi, un foglio di carta da forno come questo, ovviamente il ferro da stiro e poi mi aiuterò con queste pinzette per posizionare le perline sulla tavoletta. Iniziamo subito inserendo 5 perline nere in orizzontale. Poi ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo altre 2 perline nere in orizzontale, in questo modo. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo una perlina nera in questo punto. Ci spostiamo di un'altra posizione ancora verso il basso e verso destra ed inseriamo un'altra perlina nera in questo punto e poi un'altra singola nera subito sotto. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo una perlina nera in questo punto e poi altre 6 subito sotto, quindi andiamo in verticale verso il basso. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo una perlina nera in questo punto. Ci spostiamo ancora di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo un'altra perlina nera in questo punto. Ora ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo una perlina nera in questo punto. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo un'altra perlina nera in questo punto. Ora ne inseriamo altre 6 su questa stessa riga in orizzontale spostandoci verso sinistra. In questo modo. Ci spostiamo di una posizione verso l'alto e verso sinistra ed inseriamo 3 perline nere. In questo modo in orizzontale spostandoci verso sinistra. Ci spostiamo di un'altra posizione verso l'alto e verso sinistra ed inseriamo una perlina nera in questo punto e un'altra subito accanto qui a sinistra. Ci spostiamo di un'altra posizione verso l'alto e verso sinistra ed inseriamo una perlina in questo punto, poi un'altra accanto. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo una perlina nera in questo punto. Ci spostiamo di una posizione verso l'alto e verso sinistra ed inseriamo un'altra perlina nera in questo punto. Poi un'altra subito sopra in verticale. Ci spostiamo di una posizione verso l'alto e verso destra ed inseriamo una perlina nera in questo punto. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso destra ed inseriamo una perlina nera in questo punto. Ora ripartiamo da qui. Ci spostiamo di una posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 2 perline nere in orizzontale. Ecco fatto. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo una perlina singola in quel punto. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo 2 perline in questo modo in verticale. Ci spostiamo di un'altra posizione verso il basso e verso sinistra ed inseriamo una perlina nera in questo punto e poi altre 4 fino ad arrivare all'altra perlina nera che abbiamo inserito precedentemente. E voilà. Adesso prendiamo come riferimento questa prima perlina delle 6 inserite in questo punto in verticale, ci spostiamo di 3 posizioni in orizzontale verso destra ed andiamo ad inserire su questo terzo dentino una perlina nera. Ne inseriamo un'altra subito accanto, poi scendiamo di una posizione e ne andiamo ad inserire 3,
partendo da questo punto e spostandoci verso sinistra. Scendiamo di una posizione ed andiamo ad inserire altre 3 perline nere in questo modo. Scendiamo di un'altra posizione e questa volta inseriamo solamente 2 perline nere in questo modo. Ora ripartiamo da questo punto, da questa perlina, saltiamo 2 dentini ed andiamo ad occupare il terzo dentino con una perlina nera. Poi ne inseriamo un'altra subito accanto. Scendiamo di una posizione ed inseriamo 3 perline nere. Scendiamo di un'altra posizione ed andiamo ad inserire altre 3 perline nere. Scendiamo di un'altra posizione, saltiamo uno spazio ed inseriamo 2 perline nere. In questo modo. Ora prendiamo come riferimento la terza di queste 3 perline nere inserite in verticale, ci spostiamo di 3 posizioni verso il basso e di una posizione verso destra ed andiamo ad inserire una perlina nera esattamente in questo punto. Poi ne inseriamo un'altra subito accanto, in questo modo, saltiamo 3 spazi ed inseriamo 2 perline nere. Ripartiamo da qui, scendiamo di una posizione ed inseriamo altre 2 perline nere. Saltiamo 2 spazi ed inseriamo una perlina nera. Poi inseriamo altre 2 perline nere sotto a questa, un'altra accanto a quest'ultima appena inserita. Poi ci spostiamo di una posizione verso l'alto e verso destra ed inseriamo un'altra perlina nera in questo punto. La sagoma del nostro fantasmino è completa, non ci resta che riempirla utilizzando le perline bianche o le perline che sono fluorescenti, quindi che si illuminano al buio. Ed ecco il risultato, non ci resta che stirare la nostra creazione, quindi prendiamo il foglio di carta da forno e lo posizioniamo sopra le perline in questo modo. Poi accendiamo il ferro da stiro a una temperatura non troppo elevata. E lo passiamo sopra le perline per qualche secondo, finché non notiamo che la superficie delle perline si sta sciogliendo, vedete? E quindi le perline si stanno fondendo insieme. Andiamo a stirare la nostra creazione sia da un lato che dall'altro, mettendo sempre il foglio di carta da forno tra le perline e il ferro da stiro. Quindi lo giriamo da quest'altro lato che non è stato stirato e passiamo sopra il ferro da stiro per pochi secondi. Ed ecco fatto, facciamo raffreddare la nostra creazione sotto a un peso per fare in modo che rimanga bella piatta e non si deformi. Ed ecco il risultato, il nostro baby fantasmino che si illumina al buio è pronto. Ragazzi, il tutorial è terminato. Vi ricordo che nel box informazioni qui sotto a questo video nella descrizione troverete una playlist in cui ho raccolto tutti i tutorial dedicati ad Halloween. Quindi in questa playlist troverete altri video in cui vi spiego come realizzare altre decorazioni per Halloween. Spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!